Ciao ragazze! Dunque, questo sarà un video decluttering, era da tantissimo che volevo farlo. Lo faccio sui miei rossetti perché di altri trucchi non ne ho tanti, anzi ne ho proprio pochissimi perché di ombretti, di cose varie ne uso proprio pochi, quindi ho anche pochi prodotti. Quindi le uniche cose che posseggo in quantità discreta sono i rossetti, questi sono quelli in stick, queste sono matite e questi sono i rossetti liquidi. Dunque, lo faccio adesso perché siccome a breve andrò, appunto domani partirò per la Germania e voglio comprare assolutamente un sacco di rossetti nuovi, al verde, al terra, che ho visto che sono usciti un sacco di nuove linee. Allora volevo un po' vedere di eliminare qualcosina che avevo qui. Cominciamo. Dunque, allora, cominciamo con questo che è quello dell'erbolario. Questo è un colore che mi piaceva molto, color prugna. È molto bello questo, ecco così forse si vede meglio. Sì, è leggermente satinato. Sì, lo tengo, dai, lo metto intanto qua e dopo vedremo cosa farne. Questi sono tre rossetti della collezione Intensely Lavish di Kiko. Questi secondo me sono dei rossetti bellissimi, sono super riusciti come colorazione, come tenuta, come coprenza. Questo è uno il mio preferito, questo lo tengo per forza. No, non è il mio preferito questo. Qual è il mio preferito? Adesso vediamo. Dunque, questo è uno. Questo è un po' più scuro, color prugna. E questo invece, ah, ecco sì, questo in effetti era il mio preferito. Questo è il color prugna e questo è proprio quel rosso. Questi li devo tenere tutti e tre perché mi piacciono. Facciamo che qua tengo le cose che tengo perché sono già troppe. Poi, questo è sempre della Kiko, della collezione, quella Velvet Passion Matte, colorazione 304. Questo l'ho fatto anche vedere in qualche video per l'estate. Guardate, è bellissimo questo. Lo tengo anche se, sinceramente, se non avete le labbra proprio perfette, questo fa un po' vedere di pellicine con delle colorazioni un po' strane. Comunque, dai, lo teniamo questo. Allora, questo qua sempre di Kiko, della collezione Mirage, oppure è il, vabbè, numero 08. Questo sinceramente lo vado a regalare a mia mamma perché mi sbava tutto. Ha un colore bellissimo, molto brillante e luminoso, però sbava, quindi no. Quindi lo do a mia mamma, che sbaverà anche a lei, ma pazienza. Questo è un rossetto di Rival de Loop. Questo l'ho comprato in Germania da Rossmann. Ha una colorazione che a me piace tantissimo, sinceramente. Guardate che bella che è. Oddio, non si vede mica tanto qua con queste luci. È una colorazione molto bella, è molto pigmentato, molto durevole e non sbava, quindi questo me lo tengo. Poi eccolo qua, questo è di Wycon, di una collezione che non, sinceramente non credo non ci sia più. È il Matte Vibe color 04 rosa malva. Non mette mica a fuoco questa macchinetta, vabbè, rosa malva. Allora, questo io credo che andrò a o regalarlo a mia mamma, ma ha un colore bruttissimo per lei, oppure a mia sorella. Sembra brillante da qui, però in realtà non lo è. Ha un colore che non mi piace, mi sbatte e mi secca da morire, ma da morire le labbra. Quindi questo andrò a, credo, a buttarlo e lo metterò qua. Poi, questo è uno dei miei preferiti perché è quello di Deborah, quello 0% puro, questo è lo 03. Ha un colore molto bello che qua sembra molto chiaro, in realtà sulle mie labbra è
È questo, sulle mie labbra rende molto di più, è un po' più scuro, sembra quasi un violetto. Questo lo tengo perché è molto pigmentato, abbastanza resistente, non sbava e in più è naturale, quindi lo tengo. Un altro mio preferito, questo Naim di Pupa. Questo non è propriamente quello matte completo, ma sono quelli un po' più brillanti. Vedete come ho tutti i colori praticamente uguali. Questo è veramente bellissimo, che ho anche la matita sua abbinata. Questo resiste tanto, questo me lo tengo assolutamente. Vedete che non avrò tanto da buttare via, a dire la verità, però insomma qualcosa vorrei buttare. Questo è di L'Oréal, non ve l'ho fatto vedere, il 330 Cocorico della collezione appunto Color Rich Matte. È stupendo perché è un rosso però che vira il corallo e con l'estate è bellissimo. D'inverno questo non lo metto mai perché appunto è prettamente estivo, però ha una durata pazzesca, secca un po' le labbra, ma ha una durata infinita ed è splendido. Quindi lo teniamo. Allora, questo della Sien nella colorazione rossa, questo lo darò via perché ha un colore pieno, 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 cioè bellissimo, però è veramente troppo cremoso. Guardate, si sta praticamente sciogliendo anche adesso. Proverò a regalarlo a mia mamma, ma sicuramente sbava anche a lei perché appunto costa pochissimo, ha una colorazione molto bella, ma a me sinceramente sbava tanto e quindi lo vado a dare a mia mamma. Poi, questi due sono i miei tesori sono di Dior, della collezione Dior Fick. Questo è il Marilyn, che è il primo, diciamo, non si vede niente. Vabbè, lo 040, fidatevi. Questo è uno dei primi rossetti colorati che ho ricevuto, mi ha regalato mio marito ancora anni fa. È ancora perfetto e ha una colorazione che non sono ancora riuscita a ritrovare a nessun altro rossetto. È bellissimo, dura tantissimo. Inoltre, guardate, l'ho utilizzato molto. L'ho utilizzato molto. L'ho utilizzato per il mio matrimonio. E questo, guai a chi me lo tocca, non lo butterò mai via. Questo è un altro colore, è lo 023 di Orella. Anche questo ha una colorazione molto particolare. Qua vedete, sembra chiaro anche qua, però è bellissimo su. Sono colori stranissimi che veramente faccio fatica a ritrovare negli altri rossetti. Questo lo tengo assolutamente eccellente, eccellente. Poi, aiuto, sono tutta sporca. Questo è della collezione. Questi due, dov'è l'altro? Sparito, eccolo qua. Questi due sono di Essence, matte, cercati e ricercati per millenni, li ho trovati a Milano perché sono sempre esauriti. Questo è il numero 07, che è molto bello, è un viola per l'inverno, molto bello, durano tantissimo, coprenza estrema per un rossetto che costa, non so quanto l'abbia pagato, comunque 3 euro credo al massimo, proprio fantastico. Insieme anche al suo gemello, aiuto, questo, e anche questo ha una colorazione forse un pochino spenta più per l'inverno, però li tengo perché oltre al fatto che ho cercato per anni di prenderli, quindi non li butto via per quello. Poi ho due rossetti di Nabla, la Cross the Universe che ve l'ho fatto vedere nell'ultimo video che è super, iper, mega estivo. Quindi lo tengo per forza. E in più c'è Beverly, che per il fatto che anche questo me l'ha regalato mio marito, perché io faccio sempre liste e wish list che poi, da cui poi lui attinge. Questo anche è bellissimo. Ragazzi, qui fa un caldo strepitoso, sono tutti mezzi sciolti sti rossetti. Questo lo tengo. Questo sinceramente lo butto via perché è troppo tempo che ce l'ho. Madonna, che chiaro che è adesso. Questo è il 705 Jolie Rouge di Clarins e Soft Berry, era in regalo con un kit, una bustina, però è troppo chiaro, quindi basta, ce l'ho da tanto tempo, lo butto via.
Questo di Wet n Wild, allora se avessi saputo ne avrei comprati 45 quella volta che li ho trovati a Milano. Qui non lo trovo, qui non lo trovo. Ha una colorazione, non so perché sulle mie mani i rossetti non hanno per niente la colorazione che poi hanno sulle mie labbra. Questo non è per niente così. È molto più scuro, molto più rosso, rosato. E qua è veramente brutto. È la luce che lo fa così. Vabbè. Questo lo tengo perché è molto 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 resistente, duraturo, ottima coprenza, secca un po' le labbra, quello sì, costa pochissimo, peccato che io Wet n Wild qui a Padova non sappia dove reperirli. Se voi lo sapete, se qualcuno è dalle mie parti, me lo dica anche nelle vicinanze perché io vorrei prenderne altri. In più ho questi tre mini rossettini di Lancôme che vi ho fatto vedere su Instagram, che erano in regalo col giornale Grazia. Hanno una colorazione bellissima, fucsia, ma ovviamente tanto per cambiare. Non li ho ancora utilizzati, non lo vado a sfociare adesso. Purtroppo sono tutti e tre della stessa colorazione, quindi uno lo andrò a regalare e due non lo so, li terrò io e poi vediamo che cosa farne. Poi abbiamo questo sempre di Wycon Matte Sublime Lipstick, ha una colorazione molto bella, anche questa da qui non si vede niente, comunque me lo tengo. Questo è di Paola P e purtroppo è nella bellissima colorazione 15 Andromeda, che anche questo ovviamente cambia. È molto bella, però ha un odore molto molto sgradevole, quindi l'ho dato pochissimo, ma lo butterò via perché appunto ha un odore sgradevole. L'altro mio rossetto meraviglioso regalato sempre dallo stesso marito è il Rouge Allure Velvet, colorazione 47 L'Amorose. Guardate che eleganza di packaging. Bellissimo. È un colore molto particolare, molto bello, sul violetto, malva, rosato, ma questo non lo do via neanche a morire. E poi ho questi tre campioncini, questi due campioncini di Guerlain, la Petite Robe Noire. Terrò il pennellino e poi per il resto darò via, butto via perché sono stufa. E questa è la palette di L'Oréal Color Riche. Quello nella tonalità rossa, anche questa non la do via assolutamente perché mi piace moltissimo come durata, come stesura e come tutto. Ok, i rossetti in stick li abbiamo fatti, adesso passiamo ai rossetti liquidi. Allora, i rossetti liquidi ho questo di Alchimilla Nemesi che era arrivato con il calendario dell'avvento. Questo è bruttissimo. Su di me è proprio osceno, perché vedete è molto 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 brillantinoso. Oddio, anche una consistenza strana qua sopra, non so se la vedete, ma qui si è un po' separato. Ma ragazzi, questa è una colorazione, oddio, non riesco a inquadrare, è troppo metallizzato e a me questi rossetti metallizzati così non piacciono. Vedete? Madonna, che brutta ripresa che sto facendo. Non si vede niente. Comunque, è troppo metallizzato con tutti questi brillantini multicolor e io questo lo darò a mia sorella se lo vuole lei, se no amen. Sempre di Alchemilla mi era arrivato questo, Auge. Questo invece è un bel rosso. Questo non l'ho mai messo quest'anno, avevo detto lo uso quest'estate, ma non l'ho mai ancora messo. Vedete, proprio intonso. Lo apro con voi la prima volta, che disastro che sono. Questo è un rosso corallo molto 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 bello, vedete? Questo me lo tengo, vediamo un po', spero non sbavi perché io ho la brutta abitudine, cioè io, le mie labbra hanno la brutta abitudine di far sbordare i rossetti, quindi questo lo tengo, vediamo come si comporterà. Questo di Wycon anche perché è molto bello. Guardate, è questa mousse, questa è questa mousse bellissima.
La tengo, questo invece la butto perché è intanto un colore molto particolare, molto su di me non sta bene questo e in più tende a sbavare. Quindi questo lo darò a mia sorella. Poi veniamo a questi. Questo è un gloss dell'erbolario che ha praticamente sgorgato dappertutto. È un gloss rosatino, non mi piace, non dura tanto, cioè non è brutto, però non mi piace, non dura, tutto sbavato, quindi lo butto via. Anzi, lo potrei dare a mia sorella. E anche l'altro gloss che mi avevano regalato, sempre di Erbolario, è questo. Però anche questo, vedete, ha un sacco di brillantini. Non mi piace, anche questo lo do a mia sorella. Poi, di questi secondo me darò via un po' di cose perché... Allora, questo era una matita labbra di Burt's Bees, vedete? Appunto una matita labbra 100% naturale, questa è la colorazione Niagara Overlook. Ormai stiamo andando. Allora, qui sembra anche un bel colorino naturale, neutro, però l'ho anche utilizzato molto, però ultimamente lo sto utilizzando, aiuto che inquadrature, lo sto utilizzando meno, anzi se non poco, risulta un po' duretto certe volte, lo darò a mia sorella. Mi dispiace un po', però. Questa è la tinta labbra di Wycon, ma questa neanche è morta, l'ho dato via. Questo è di Estée Lauder, il famosissimo, come si chiamano? Pure Color Envy. Questo è il 250 Quiet Trio, ma questo me l'ha regalato sempre il marito. Vedete che quelli di valore non li compro mai, io me li faccio sempre regalare. La furba, no, questo è bellissimo. Non ha una durata pazzesca, però ha una resa sulle labbra che mi piace molto. Anche questo me l'ha regalato Francesco. Questa colorazione, però, sono quelli di Yves Saint Laurent, quelli, come si chiamano questi rossetti? Vernis à lèvres. Questo è un colore che ho usato tantissimo, però è molto viola, molto viola. Vedete che colore? Molto freddo. Lo tengo per ricordo, lo userò anche, però non ha una colorazione che uso tanto. Poi, questo di Paola P, ma pensate voi, non lo uso da non so quanto tempo. Questo è il rosso corallo 05, sono quelle tinte. Guardate. Orca, tinte in acqua praticamente, bisogna fare 4.000 passate prima che si fissino, però lo uso, gli voglio dare un'altra chance, anche perché l'avevo comprato io. Questa di Sephora è una Luster Matte Long Wear Lip Color, questi non si trovano in Italia, l'ho comprato in America, sinceramente mi piace tantissimo, bisogna stare molto attenti nella stesura. Questo rosso, anche questo rosso che vira al corallo, hanno una resa bellissima, però bisogna stare molto attenti nella stesura, perché rischiate di andare proprio fuori dal contorno labbra. Questo lo tengo, anche se poi nella prossima edizione potrei darlo a mia mamma, visto che lei usa tantissimo i rossi. Allora, adesso veniamo ecco, questo Champagne Lip Party, no, Party Lips di Wycon. Questo è stato un acquisto completamente sbagliato perché è una colorazione che è evidente che per me non ci azzecca nulla, cioè veramente è un colore molto, vedete che aveva la forma di champagne, è un colore che mi sbatte e in più mi fa un bruttissimo effetto di contorno labbra bianco, non riesco a capire che tipo di, come mai. Però questo proprio non so neanche a chi darlo. Non saprei, vabbè, lo do via, ma non saprei a chi. Queste tre invece le do con grande gioia a mia mamma perché si è trovata molto bene. Sono i Chubby Stick di Clinique, li do tutti quanti a lei. E poi questo invece me lo tengo, il Color Rush
di Rimmel, è stato il primo matitone che ho comprato. Mi piace tanto, anche se qua sembra molto chiaro, però ha una bella colorazione, ha una bellissima tenuta. Quindi adesso questi sono quelli che tengo. Molto bene, si è un po' svuotato. Veniamo qui alle tinte alle matite. Allora, questo è il balsamo labbra riparatrice goloso. Lo tengo solamente per, come non so, un po' primer, però non mi idrata assolutamente nulla. Questo è il lucida labbra lip volume di Kiko, questa cremina bianca che mi piace molto. Mi piace tanto perché è una cremina con dei leggerissimi riflessi azzurri che rendono i denti molto bianchi, quindi questa la tengo. Questa lip base di Kiko la tengo insieme alla matite trasparenti che dovrei anche cercare di terminare. Questa di Wycon, questa di Make Up Forever e questa di Kiko, tra tutte la migliore è quella ovviamente di Make Up Forever. Tutte queste matite adesso vediamo un po'. Questa mi è stata regalata al Cosmoprof Matte Power Lipstick di questa marca che si chiama Constance Carroll, che ho anche i... Vediamo, è un rosa molto 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 chiaro. Questo non mi piace, lo darò a qualcuno. E questo, vabbè, il pennellino lasciamolo lì. Questi due sono due matite labbra di due baci che le tengo. Vediamo. Questa è la matita labbra di Kiko. Molto bella, questa la tengo perché si abbina a quel rossetto Intensely Lavish che ho, insieme a questa che è Intensely Lavish, però questa la darei a mia mamma visto che la utilizza, non le utilizza tanto. Lip Pencil di Wycon abbinata al rossetto questo, quindi la tengo. Questa è la matita di Pupa 33 abbinata al rossetto Haim. Quindi la tengo. Questa è di Essence Long Lasting Lip Liner. Questa colorazione rossa molto bella, quindi la tengo. Questa è lo stesso di Essence, è la Yummy Berry, che l'ho utilizzata tantissimo proprio come rossetto. Questa di Wycon, 1, 2, 3. Le tengo tutte perché sono molto belle, usate come rossetto. Questa della P2, quando adesso vado in Germania mi prendo sicuramente altre colorazioni. Questa Perfect Look hanno un colore vellutato che è la fine del mondo. Cioè, questo visto così sembra anche scuro, ma ha una colorazione molto bella. Sulle labbra ha un effetto pazzesco e costano pochissimo, ne faccio una scorta immonda. Endless Love Lip Liner di Kiko. Sinceramente mai utilizzata e la darò. Vabbè, ha un colore molto molto bello, però dai, non lo so se darla a mia mamma. La do a mia mamma, dai. Poi questo di Puro Bio, arrivata sempre con il mamma mia che colore, ma è un marrone su di me proprio, non sta bene un colore del genere. Questa è la tonalità 41, non ha un numero. No, questa la devo dare via. Questa di Puro Bio, anche questa è troppo. A parte che non aveva neanche una bella tenuta. Vabbè, questa la teniamo per dargli un'altra chance. E questa di P2, ovviamente, la tengo sicuramente perché ha lo stesso effetto dell'altra. Sono ancora ottime e quindi la tengo. Ok, bene, questo è il mio. Quindi queste sono quelli che tengo, i rossetti in stick. Questi sono quelli. Ecco, vedete, se avessi tenuto qua avreste visto meglio. Queste sono le matite che tengo. Questi sono i rossetti liquidi. Queste sono le cose che darò via, direi che ci siamo. E queste sono le cose che invece butto. Ci siamo. Bene,
Ora io sono pronta per fare il mio shopping rossettistico. Noi ci vediamo alla prossima. Grazie per aver visto il video. Ciao!